Visita alla Valdeso per il presidente della Federazione Italiana Canottaggio, Giuseppe Abbagnale. Ad attenderlo, oltre al presidente Sanfelice e al consigliere del settore canottaggio, nonché vicepresidente del comitato regionale Fabio Mirri, un nutrito gruppo di atleti e atlete accompagnati dai due tecnici societari Michele e Luca Manzoli. Erano oltre 30 anni che un presidente federale non faceva visita alla società canottieri più antica di Cremona in forma ufficiale, esattamente dal 1978, quando l'allora presidente Paolo D'Aloia inaugurò la vasca di voga. Mi piace conoscere le varie realtà del mondo remiero e mi mancava la Valdeso, ha detto Abbagnale, che si è complimentato per il bel numero di giovani coinvolto nel movimento canottaggio. Attualmente la Valdeso può contare su 52 iscritti in totale, dei quali 34 ragazzi appartenenti alle categorie allievi e cadetti. Il mio in bocca al lupo va a voi nella vostra crescita sportiva e scolastica, e quindi mi farebbe piacere poi rincontrarvi sui vari campi di gara e magari avere anche la fortuna e il piacere di mettervi una medaglia al collo. Dopo l'incontro, Abbagnale si è intrattenuto a cena con lo staff del canottaggio, Mirri e il presidente Sanfelici, con il quale ha ricordato i tempi in cui remavano insieme prima dei successi ottenuti nelle Olimpiadi e Mondiali di canottaggio, e lo ha incoraggiato a proseguire con sempre maggiore professionalità, sottolineando l'importanza di continuare a lavorare in particolare con i giovanissimi, come stanno facendo le maggiori società remiere italiane che si occupano di avviamento dei giovani al canottaggio.